Appena 3 giorni fa le dimissioni dell'assessora all'ambiente Paola Muraro, oggi l'arresto per corruzione di Raffaele Marra, capo del personale del Campidoglio. È bufera sulla giunta Raggi che da 6 mesi in qua perde pezzi. Questa mattina i carabinieri sono in Campidoglio, ieri la polizia è salita al Colle Capitolino per acquisire fascicoli relativi alle procedure seguite dalla sindaca per dare incarichi. Si tratterebbe delle nomine di Salvatore Romeo, capo della segreteria politica della sindaca, e di Carla Raineri, ex capo di gabinetto dimessasi a fine agosto. L'indagine procede per reato d'abuso d'ufficio. Gli accertamenti sono stati disposti dai magistrati dopo l'esposto presentato proprio dalla Raineri, dimessasi a fine agosto, dopo le segnalazioni dell'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone. Cadute di testa e giri di valzer che stanno caratterizzando questa neo giunta capitolina, come ad esempio la nomina poco dopo ritirata di Daniele Frongia a capo di gabinetto e braccio destro della sindaca, trasformato ai primi di luglio in assessore allo sport e alle politiche giovanili. Vicenda simile a quella della Raineri, eletta capo di gabinetto dopo Frongia, ma subito allontanata e costretta a dimettersi. Stessa sorte è toccata a Marcello Minenna, per pochi giorni assessore al bilancio del Comune di Roma, dimessosi per solidarietà alla Raineri. Al suo posto spuntava De Dominicis, costretto a lasciare praticamente subito perché indagato per abuso d'ufficio. E dopo l'addio all'ambiente della Muraro, sarebbe in procinto di dimettersi anche il direttore generale di AMA, Stefano Bina.